Bruno Barteloni, conduttore e giornalista del Gran Galà. Siamo arrivati alla 16ª edizione. Una bella soddisfazione per lei e per il suo staff. Assolutamente, anzi ci tengo a precisare che in genere io durante l'arco della stagione estiva sono spesso chiamato a conduzioni similari di manifestazioni come queste. Questa volta ho scelto di farne una sola, ma la migliore, perché sono molto legato all'organizzazione curata da Massimo Urru, ormai sono diventato anche un veterano di questo appuntamento, fra un po' diventeremo anche noi maggiorenni, fra un paio d'anni. E ci tengo a sottolineare proprio la puntigliosa organizzazione, oltre al fatto che la manifestazione ha una sua valenza, perché al di là dell'aspetto legato alla moda, che serve anche a celebrare le attività commerciali legate all'abbigliamento e agli accessori del luogo, ma è collegata al discorso del New Model Today. Questa sera usciranno fuori le migliori che prenderanno parte al contest internazionale al Cinecittà World di Roma, quindi una manifestazione che ha una sua valenza e una sua importanza. Quanto conta interpretare in mezzo alla gente, fare queste manifestazioni nelle città, nelle piazze d'Italia? È bellissimo, penso che sia lo stesso impatto che prova un attore quando è su un teatro, al palcoscenico di un teatro. C'è proprio la partecipazione emotiva che si avverte del pubblico, perché questo tipo di eventi, con questa bella e frizzante gioventù femminile, richiama l'attenzione e la curiosità, oltre chiaramente al coinvolgimento delle famiglie, degli amici, dei familiari. E poi Ortona è una località che ha sempre risposto con particolare entusiasmo, quindi sono facilitato in questo, perché avverti il calore, la partecipazione, il sostegno da parte della gente, e questo è davvero molto bello. Bruno Barteloni, il bello della diretta. Una volta, adesso ormai Bruno Barteloni è arrivato a 50 anni, i capelli sono volati, qualche chilo in più c'è. E ecco, una curiosità, che io ho iniziato a presentare i concorsi di bellezza quando ero coetaneo delle concorrenti. Adesso invece mi ritrovo le allora concorrenti che mi presentano le figlie in gara. Un cambio generazionale, sarebbe il caso che forse anch'io mi faccia da parte. Cos'è cambiato rispetto a 20 anni fa? Allora, intanto è cambiato l'interesse da parte delle ragazze, che adesso magari sono attirate anche da situazioni più dirette, nel senso, una volta per avere una valida vetrina e farsi conoscere nel dorato mondo della moda, dello spettacolo, del cinema e della televisione, bisognava per forza di cose prendere parte a rassegne come queste. Adesso invece i social, le televisioni, i vari casting sono diventati un po' i canali privilegiati. New Model Today regge ancora bene, perché comunque garantisce qualcosa di concreto, cioè la ragazza che vince il titolo nazionale diventa gioco forza una celebrità, perché questo non è un concorso di bellezza, noi lo chiamiamo proprio contest, perché è una sorta di vero e proprio casting al quale poi parteciperanno a Roma, alla finale nazionale, più grandi produttori della moda nazionale ed internazionale. Quindi se hai i requisiti validi per approdare e diventare una valida indossatrice, questo è sicuramente il canale giusto. Buon lavoro a Bruno Barteloni. Buon lavoro anche a voi, grazie. Massimo Urru, organizzatore del Gran Galà New Model. Una bella soddisfazione per lei, un evento molto di carattere. Sì, questo è un evento che tu lo sai, no? Facciamo da tanti anni, è un evento molto sentito per Ortona, giunto alla 16ª edizione, ma quest'anno proprio ci abbiamo messo più degli altri anni il cuore. Abbiamo quasi 60 sponsor, abbiamo 25 giurati, la conduttrice di Rete 4, in giuria c'è la conduttrice di Sport Italia, nonché Donna Avventura, un presentatore di eccezione, un gruppo di lavoro formato da 20 persone, un cameraman, Telenove. Le telecamere di Rete 4, insomma, chi più ne ha più ne metta. Quanto tempo avete impiegato per organizzare questo evento? Questa è una bella domanda che mi fai ogni anno, e questa volta mi sono preparato. Per fare questo evento siamo partiti già da dopo Pasqua, perché insomma ci ha ucciso un po' il, diciamo la verità, la grandinata che ha fatto a luglio, a giugno, e insomma la gente stava un po' in crisi, quindi andare a chiedere gli sponsor, tu sai, in questo momento non è molto. Però dopo piano piano non ci siamo persi d'animo e abbiamo continuato, e devo dire che gli ortonesi proprio vogliono e sentono questo evento, che Ortona fa anche un altro evento di moda e di talento, però sono due cose un po' diverse, perché questo si occupa di moda più che altro e premia le bellezze locali, no? Invece l'altro magari è più un talent, dove magari c'è la danza, c'è il ballo, c'è il cantante, sono due ottimi spettacoli
per Ortona è una città che merita. Anche la new model di Miss Ortona, diciamo, tra virgolette. Eh sì, perché la new model di Miss Ortona è praticamente oggi le prime tre fasce andranno di diritto a Roma Cinecittà World. Partiranno già per la finale, dove ci sarà la finale nazionale, e se passano quella internazionale con tutte le modelle cubane, americane, brasiliane, non ti dico, bosniache, jugoslave, quindi se la vanno a giocare a livello internazionale in un bel contest. E poi ci stanno le bellezze locali, c'è la fascia ambita di Miss Ortona che significa tanto, insomma. Anna Bruno Di Iorio, model di Donna Avventura, tante esperienze già alle spalle nonostante la giovane età. Esatto, grazie per questa bella introduzione. È vero, come ha detto, io ho partecipato alla scorsa edizione come protagonista di Donna Avventura e poi successivamente sono entrata un po' nella rete Rete 4 con Ricette all'Italiano, un programma tutto diverso di cucina, parlando del bel paese, delle bellezze e delle bontà gastronomiche. Hai girato molto? Sì, con Donna Avventura tantissimo, ho avuto la possibilità di conoscere il mondo, le popolazioni. Certo, poi con Ricette all'Italiana invece ho avuto l'opportunità di conoscere il nostro paese, quindi non mi posso lamentare. Il segreto del successo per una ragazza? A mio modesto parere, l'impegno e il sacrificio, che poi vengono ripagati sempre, quindi piano piano la strada si apre. Al primo posto l'intelligenza. Esatto, senza dubbio. Sono prima di tutto io una studentessa universitaria, quindi quella è la cosa più importante, la base, dopodiché le cose arrivano. I suoi prossimi progetti? Beh, ripartecipare per l'edizione autunno-inverno di Ricette all'Italiana, ripartire con Donna Avventura a settembre, vediamo, e laurearmi prima di tutto, entro marzo dovrei farcela. Buona avventura. Grazie.